Ben ritrovati nelle terre del Salento. Oggi vi salutiamo da una bellissima città che si trova nella terra figlia del sole, a Torre Santa Susana. Io mi trovo sopra lo stemma di questa splendida città, ma le origini di questa città, come vedete, che è rappresentata da una torre, sono molto incerte. Come racconta il Marciano, Annibale pose uno dei suoi accampamenti proprio qui, perché aveva dichiarato la guerra contro gli Oritani, voleva impossessarsi della città di Oria. Infatti fu una guerra così cruenta che c'è un posto, che esiste ancora un posto, che si chiama La Sconfitta. Ma in tutto questo cosa c'entra la torre? Beh, il prefetto di Roma, residente a Oria, ha voluto far costruire due castelli, ciascuno con una grande torre, per poter così difendere meglio la città dagli attacchi nemici. Una di queste torri fu qui, a Torre Santa Susana, mentre che l'altra ad Avetrana. Oggi il nostro viaggio inizia con un servizio molto speciale, perché Silvia Famularo ha voluto offrire ai nostri viaggiatori la possibilità di rivisitare le 100 pietre a Patù attraverso delle immagini inedite ottenute con una metodica innovativa, accompagnate dalla sapiente guida del professore Paul Arthur, docente ordinario di archeologia medievale dell'Università del Salento. La terra del Salento è fatta di storia e leggenda, e spesso storia e leggenda si intrecciano talmente tra loro da non essere distinguibili. Proprio per questo oggi vi porto in un posto speciale. Siamo nella terra di Patù. C'è da scoprire tanto e forse troppo, perché troppo si è detto nei secoli di una storia o leggenda che ha fatto parte della vita di tutti noi salentini. Insieme a me il professor Paul Arthur, ordinario di archeologia medievale presso l'Università del Salento, ci farà da sapiente guida. Inoltre oggi avremo la possibilità di conoscere uno strumento particolare, uno strumento mai usato nel nostro meridione, che potrà dare veramente delle informazioni molto più dettagliate di quello che adesso io vi mostrerò. Ci troviamo nella periferia di Patù e a Camporè si svolse nell'877 una battaglia che si dice abbia combattuto Carlo il Calvo contro i Saraceni. È leggenda o è storia? Beh, Silvia, un po' di leggenda, un po' di storia. Noi stiamo qui al momento proprio in un necropoli, un cimitero. Queste sono delle sepolture medievali. Purtroppo sono già state saccheggiate nel passato, alcune scavate quando si è creato qui un nuovo complesso edilizio di casette. Sarebbe auspicabile poter continuare gli scavi qua. Però la leggenda che collega questo territorio alla storia è quello di una battaglia svolta contro i Saraceni da un certo Gimignano e le sue truppe, per un certo re Carlo. Alcuni pensano a Carlo Magno. Altri invece parlano di Carlo II, Carlo il Calvo. Non possiamo dire quale, non possiamo neanche dire se è vero questo, però quello che è vero, e questo è quello che è intrigante anche della leggenda di questo monumento che adesso andremo a vedere, è che i Saraceni hanno attaccato questo territorio a più riprese, tra il tardo VII secolo, sicuramente VIII, IX, X secolo. Questa zona era zona di saccheggio, più che altro penso non per la ricchezza del territorio, nel senso di beni materiali, ma nel senso di ricchezza umana. Ai Saraceni, a questi nascenti stati arabi, Nord Africa e Vicino Oriente, serviva la manodopera. Quindi Allora qui rapivano. rapivano. Sappiamo di molti di questi tentativi. Navi cariche di schiavi che partivano per Alessandria, per Cartagine, tramite la testimonianza di un viaggiatore, Gregorio De Capolita, che dalla Sicilia andava in Grecia, si era fermato ad Otranto, questo intorno agli anni 30 del IX secolo, che si era appena scampato da un gruppo di saraceni accampati nel territorio di Otranto.
Allora, qualche fonte ci sta, ma quello che ci sta in sovrabbondanza sono le testimonianze orali, le leggende. Basti pensare ai saracini che ci sono a Martano, la Specchia dei Mori, Pozzo Mauro e moltissimi piccoli paesi, piccoli centri attuali ricordano leggende di fondazione per vedere i saracini. E allora c'era qui accampato l'esercito, io dico francese per non dire altro. Carolingio. Casomai. E poi l'esercito dei saraceni. Prima di una battaglia si soleva mandare un ambasciatore per cercare di far pace, prima di spargere il sangue. Ebbene, fu mandato Geminiano dai saraceni, ma i saraceni lo ammazzarono in maniera violenta e quindi ci fu questa battaglia sanguinosissima che finì con la vittoria dei francesi che recuperarono il corpo di Geminiano e vollero per lui una tomba particolare. Ecco, noi stiamo andando a vedere le famose 100 pietre, un monumento che erroneamente si credeva fosse messapico. Sì. Proprio perché questo Heron era costruito, è costruito con dei massi megalitici messapici trovati a Vereto. Una vecchia città anche romana, un insediamento romano, poi abbandonato direi durante l'Alto Medioevo. Quando avevano bisogno di costruire qualcosa di monumentale, la cosa più facile era quella di andare a recuperare frammenti magari da vecchi templi e edifici pubblici. Questo monumento non è più alto di 2,5 metri ed è diviso in 2 navate. Al centro, sorretta da 3 colonne, un architrave con degli affreschi. Non c'è traccia del sepolcro del barone Geminiano. È costituito da 100 grossi blocchi e si trova proprio di fronte all'ingresso della chiesa di San Giovanni in Patù. Tra il XIII e il XIV secolo, l'Heron si trasforma in luogo di culto, di preghiera e di meditazione. Sulla parete di fondo si intravedono 13 santi. È molto interessante anche l'architrave, ma per saperne di più, noi abbiamo qui una studentessa dell'Università del Salento, Sofia Brunetta, che sta facendo proprio una tesi su 100 pietre. Sì, esatto, io sto proprio lavorando su questo monumento, un monumento, un sacello funebre, che ha tutta un'area di necropoli, diciamo, legata a sé. Molto interessante l'architrave sorretta dalle colonne, un architrave che sicuramente è di recupero in quanto probabilmente sì, riporta, diciamo, un fregio con dei triglifi, quindi classico, e poi è ricoperto da ben 3 strati di intonaco che sono molto ben visibili. Il primo, il secondo è affrescato e l'ultimo, di cui vediamo il limite sopra l'affresco. Dicevo, dei santi che si trovano su questa parete sono abbastanza visibili. Sì, abbastanza, anche se comunque già rispetto alle ultime documentazioni che risalgono al 1961, già molto meno rispetto a 50 anni fa. Di fronte a 100 pietre, un monumento altrettanto importante, perché è una chiesa in stile romanico bizantino dedicata a San Giovanni. Questa chiesa è assai interessante anche per tutto il discorso di luogo di culto. Io volevo un attimo riportare l'attenzione fuori sul fatto che tra la chiesa e 100 pietre esiste un pozzo. Può darsi che anche questo fatto del pozzo è legato in qualche modo alle acque, allora la fertilità, la purificazione a un luogo comunque di culto. Di culto. Che poi potrebbe essere successivamente ampliato con le 100 pietre che viene affrescato con tutte le sue sepolture e poi dopo ancora questa chiesa. E la chiesa va a glorificare ancora di più la tradizione dell'Heron a Geminiano e la battaglia del mondo carolingio contro i saraceni. Carlo Magno, lo vediamo per esempio sul mosaico di Otranto, lo vediamo al Valle dell'Idro, dove ci sono le sorgenti che si chiamano le sorgenti di Carlo Magno. Cioè, Carlo Magno era una grande figura che rappresentava un eroe per il mondo alto medievale, anche in questo territorio. Allora, può darsi Carlo Magno è stato nominato, assimilato a un territorio dove lui effettivamente non ha mai svolto una sua azione. A
sinistra, appena entrate in chiesa, c'è un cippo certamente di epoca romana. È un cippo in ricordo del figlio morto di un tal Marco Fadio. Sulla parte superiore di questo cippo ci sono delle impronte di due piccoli piedi. Il cippo aveva una statua sopra. Ma vi dicevo di un particolare strumento, si chiama laser scanner, perché abbiamo il professor Paul Arthur che ci detta la buona pronuncia, insieme a me l'architetto Margherita Caputo, che è qui per fare un sopralluogo molto importante, perché con questo tipo di indagini si possono scoprire molte cose. Diciamo che questo strumento ci consente di acquisire le informazioni necessarie in tempi molto molto brevi per restituirci la forma geometrica dell'edificio in tre dimensioni. E può essere considerato una stazione totale potenziata che sfrutta le caratteristiche del raggio laser che viene emesso dallo strumento, colpisce la superficie dell'oggetto che andiamo a rilevare e ritorna allo strumento stesso. La misurazione del tempo di ritorno del raggio laser determina la distanza. Un progetto ambizioso. È un progetto ambizioso perché mette insieme la professionalità di quattro professionisti, tre architetti e un geometra. Io sono Margherita Caputo, la mia collega Luisa Bogliolo, Giovanni Conte e il geometra Luigi Caputo, che da anni lavoriamo nel campo del rilievo architettonico. Allora Paul, tu porti me e gli spettatori di Terre del Salento in giro per il nostro Salento e nella nostra storia, ma vogliamo sapere di più. Come si fa? Sapremo di più, visto anche l'invito del comune di Patù di collaborare per portare avanti questo progetto sulle 100 pietre, sulla chiesa, sul Campo Re. Penso che così un po' di storia può uscire fuori da questa bellissima leggenda che abbiamo raccontato oggi. E da questa magica terra. Io vi saluto e vi aspetto la prossima settimana per un'altra passeggiata nella storia e nella leggenda.